Scontro salvezza di fondamentale importanza al comunale, dove arriva una vastese che deve fare i conti con una calcolatrice ancora sconosciuta e più, e che quindi non può di certo tirare indietro la gamba contro i Granata, che negli ultimi tempi in casa giocano sul filo dei nervi, e si vede. Ogni match è una battaglia che oggi parte al quarto d'ora col colpo di testa di Menna che chiama il mezzo miracolo Brassetti, che storna in angolo. Il Capistrello non sta di certo a guardare, al 23esimo il solito immenso Fischetti si mette al servizio di Daniele Di Girolamo, timido nella suprema decisione. Porta o non porta, il suo assist aereo rimane così un incompiuto. 27esimo, la Vastese batte molto su cross e colpi di testa, il Capistrello ne soffre come testimonia. Anche questo tiro franco liftato, che libera ancora Menna tutto solo sotto porta, alla spizzata però approssimativa. Pochi secondi e questa volta il pericolo per il Granata è il volto di Centorame, che inzucca a botta sicura, ma Brassetti respinge. Vastese in grande spolvero, ma Fischetti la polvere non sa proprio cosa sia, così approfitta di un tentennamento di Elio Cante per portare i suoi avanti di 1 al 33esimo. Reagisce la Vastese al 40esimo, Hernandez fa le prove generali per il suo gol che arriverà nella seconda frazione, che inizia con l'angolo biancorosso al sesto, che il numero 5 aragonese trasforma in oro colato. Vastese sulle ali e l'entusiasmo alla doppia occasione al nono, quando prima Centorame chiama Brassetti alla risposta laterale, poi sul secondo palo la schiacciata di Sant'Angelo finisce sulla faccia superiore della traversa capistrellana. 23esimo, nuovo cross di marca ospite, Fantapuzzi risolve scivolata pulendo l'area dai malintenzionati, in senso buono. 24esimo, Boito la mette in the box ma non trova compagni di squadra a deviare al centro dell'area capistrellana. 26esimo, sempre Boito si invola tutto solo, ma Brassetti si supera compiendo un decisivo miracolo in uscita disperata. 29esimo, nel miglior momento ospite, il Capistrello ritrova il bandolo della matassa agendo in contropiede con il neo entrato Alberto Di Girolamo, e però la prende d'esterno e così la sfera termina a lato. 34esimo, Fischetti imbecca Alberto Di Girolamo, gli ritorna il cuoio al limite dell'area e la traiettoria è troppo ghiotta per non essere tracciata dal goleador, che inizia per F e finisce per gol, col quale il Capistrello pensa di aver chiuso la pratica e invece ancora molto dovrà accadere. 38esimo, cross per il piede di Bana, che carica a botta sicura, ma la sfera termina prima sotto la traversa e poi sulla linea di porta per un lungo sospiro di sollievo granata. 40esimo, match point marsicano con Fischetti che imbecca Alberto Di Girolamo, che si incolla il mastice sugli scarpini, stoppa e calcia una traiettoria intrigante ma non sufficientemente precisa. Recriminazioni che diventano disperazione al 90esimo, quando Brassetti tentenna quel tanto che basta a Falzone per regalare un meritato pari agli ospiti.